Di cosa si occupa un agente immobiliare durante un atto di compravendita? Sì, dunque la legge stabilisce come diventare agente immobiliare, ma non stabilisce come svolgere l'attività di agente immobiliare. Quindi noi come federazione abbiamo ideato una modalità professionale che è stata divenuta una prassi di riferimento presso l'Uni pubblicata a maggio del 2018, che prevede quando il proprietario entra per vendere l'immobile si effettua una preventiva valutazione di mercato che contempla la raccolta e il controllo di tutta la documentazione relativa all'immobile, quindi non solo la parte edilizia, urbanistica e catastale, ma anche quella legata alla provenienza, all'impiantistica, alla parte condominiale. Ovviamente questo controllo in parte viene effettuato direttamente dall'agente immobiliare e in buona parte esternalizzato a professionisti convenzionati. Questa modalità va a dare la massima sicurezza ai contraenti, ma la cosa importante da comunicare al cittadino è consentire all'agente immobiliare di effettuare questi controlli, perché l'agente immobiliare non può effettuare raccolta e controllo documentale se non c'è un consenso da parte del proprietario, che purtroppo spesso gli viene impedito. Quindi l'agente immobiliare, mi sta dicendo, è tenuto a verificare la bontà dei documenti anche dal punto di vista catastale? Sì, tramite ovviamente professionisti come dicevo convenzionati, quindi tipo tecnici, architetti, geometri, ecco, ingegneri che effettuano questo di lavoro. Allora, stanno arrivando tantissime domande dei nostri telespettatori sia sul nostro canale WhatsApp che su Facebook. Cominciamo dal WhatsApp. 16 anni fa tramite agenzia ho acquistato una casa con giardino. Oggi scopro che quella casa è in parte costruita su un terreno che non è mio. Che posso fare? Sicuramente in questa fase sarebbe opportuno anche affidarsi a un tecnico abilitato che verifichi se è possibile sanare in qualche modo la situazione dal punto di vista tecnico edilizio o eventualmente la riduzione in pristino se ovviamente è fattibile dal punto di vista concreto. È arrivata anche una videosegnalazione al canale WhatsApp di Mi Manda Rai 3. Ascoltiamola. Buongiorno, Mi Manda Rai 3. 4 anni fa ho comprato una casa tramite un'agenzia e ho pagato 5.000 euro di commissione. Quest'estate ho ricevuto una chiamata da un signore del mio palazzo che voleva vendere la casa sua e si è accorto dell'errore catastale commesso dal costruttore negli anni 70, per cui il suo appartamento risultava assegnato a me e viceversa. Di queste ore si è accorto il suo agente immobiliare e non il mio. C'è una responsabilità dell'agente immobiliare mio? Allora, iniziamo da Baccarini, visto che si parla di agenti immobiliari. Beh sì, in questo caso mi sembra proprio di sì, nel senso che chiaramente l'unica cosa che secondo me è da verificare, perché qui si vede come i due agenti immobiliari abbiano operato in maniera differente. Il secondo ha individuato la problematica, quindi ha raccolto e controllato la documentazione e evidenziato il problema. Il primo invece evidentemente non si è comportato in maniera professionale e corretta, però bisogna sempre vedere se l'agente immobiliare appunto del primo acquirente ha chiesto di poter verificare, visionare e controllare la documentazione. Questo sempre il cittadino, come dicevo prima, deve consentire il controllo per poter per poi venire in evidenza il problema.